Allora, sì, solita storia. Olè. Ah, la luce! Mi acceca! Dai, i bip di sottofondo sono completamente normali, ragazzi. Questo video oggi siamo entrati su Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. L'ultima volta, per chi non avesse visto gli scorsi episodi, ci avevamo lasciati con aver terminato l'isola che non c'è, il mondo dell'isola, il mondo dell'isola che non c'è, e con Terra che aveva, cioè, ci siamo lasciati quindi con l'aver terminato questo mondo in cui siamo adesso, e con una cutscene bellissima che ha visto Terra arrivare alle isole del destino, arrivato magicamente, guidato magicamente dalla luce mentre viaggiava nell'iperspazio, tra virgolette, e improvvisamente poi, quando ne è uscito, ha sentito Xehanort che lo chiamava. Quindi oggi dovremmo ritornare alla Landa del Mistero e parlare con Xehanort, in previsione del fatto che sicuramente oggi ci saremmo beccati delle cose grosse da vedere. Ho provveduto a far salire Terra, come avevo promesso, al livello 30. Tra l'altro, vedete che la barra dei comandi è un attimo cambiata. Ho messo al posto del corpo affinità la mossa Lama Chaos. Questo perché, nel momento che livellavo fino al livello 30, quindi sono salita di 3 livelli fondamentalmente prima di questo episodio, ho provato ad affinare le mie abilità nello sbloccare i vari... prima di tutto... comandi come il Ter Fatale e soprattutto il Trita Roccia, che è tipo il non plus ultra degli attacchi di Terra. Tra l'altro ci si è sbloccato anche tra i comandi qua, anche Carica l'Arma, che si sblocca se invece è sempre un comando di livello 3, come li chiamo io, che si sblocca se utilizzi comandi come Colpo Fire, va bene? Ma io rimango a questo, altri taroccia, che è tipo il, ripeto, il non plus ultra di Terra. Tra l'altro è il tema col suo nome, perché chissà come mai. Comunque, smettiamola subito di cincischiare e andiamo alla mappa del mondo, alla Landa dei Mistero, dove per l'appunto non mi fidavo ad andare. Va, Celea, perfetto. E andiamo alla Landa del Mistero, dove c'è il livello di battaglia 0. Io non mi fido, perché, ripeto, sono salita di livello 30, perché ho dato giusto un'occhiata rapida a quanto stiamo con il completamento della storia di Terra, dando un'occhiata, che ne so, al gameplay di qualcun altro, proprio a livello di episodi, e praticamente siamo alla fine. Quindi oggi punto a finire la storia di Terra. Me lo auguro, perlomeno. Se fa cagare nei combattimenti, quella è un'altra storia. Comunque, Master Xehanort, you wish to see me? There is no time to lose. I have terrible news. Ventress has stumbled upon the secrets of his origins. Then? I just saw him. He passed right in front of me. What happened? Ventress is on his way home. If you could have seen the fury in his eyes, I'm certain he's capable of anything. I fear the boy may attempt to force the truth out of Ericus. Master Terra, you must hurry back and see to your friend's safety. Of course. Ora puoi usare lo stile dei comandi Impulso Oscuro.
quella risettina non mi è piaciuta affatto, ovviamente. Vai, accelera. Perché ragazzi, ho paura di quello che potrebbe succederci. Vai, terra di partenza, livello di battaglia 8. Ho fatto bene a livellare, comunque, per quel che mi riguarda. Eccoli! But you must exist no more. What? Master! Have you gone mad? Terra! I command you, step aside. No! You will not heed your master? I won't! Why do all my attempts to reach you fail? If you don't have it in your heart to obey, then you will have to share Ventus's fate. Enough, Terra! He's right! Quiet! Terra. Ecco, lo sapevo. But I will not let you hurt my friend. Has the darkness taken you, Terra? Wait, Terra. Non so cosa stia succedendo. Ma mi sa che l'abbiamo perso, Terra. Anche se ha tutte le buone intenzioni del mondo. Doma la rabbia del maestro Eragus. Minchia! Cos'è impulso oscuro? Già partito, mi sembra. Avete presente. Vi ricordate i gameplay su. Minchia, cos'era sta roba? The Legend of Spyro di Eternal Night, quando allo scontro finale. Gli partiva. Anche lì la corruzione dall'oscurità e. E menava male Gaul. No, ho già usato perché c'ho energia da caricare questo. Caricati, caricati, caricati. Post. Vai. Vai, ama Cristo. No, ma dai, ma che due scatole, ma sì, ma così di punto in bianco lui fa le sue cariche, ma dai, che siamo partiti benissimo con questa puntata. Allora, quindi, ricapitolato, Terra parte carico con impulso oscuro. Pam! No! Ragazzi, che fastidio che non riesco a contrattaccare i suoi attacchi. Oh! Vai, devo stare lontano perché qua c'ho paura della mia incolumità. No! Ma dai, riprova, io non mi arrendo. Minchia. Yeah.
Minchia che mitraglie di colpi. Sbaga me, cioè adesso qualsiasi roba mi sblocca il pulso oscuro, cioè. Ho detto puntavo a fare lanciafuoco io e niente. Ok, posso. Schivate. Vai. Mica, questa è la contrattacco. No, cos'è sta roba? No! Non so che dire, ma mi mancava tipo una baga. Cazzo ne so, riprova. Ce la stavo facendo, uffi. Sì, è ovvio che dopo tot vaga vita persa cambi schema. Adesso stiamo qua per tutto l'episodio, di prova. Cioè, dovuta mettere due energia nel... Dice, cioè, dovuta mettere due energia nella barra comanda. Devo aspettare. Devo aspettare che finisca la sua combo d'attacchi. È stato migliore. Ma va a questo fondo! Ma aspettate ragazzi, no, aspettate, devo rimediare. Facciamo carica partita, adesso mi metto... Minchia! Adesso mi metto tipo 3 energia, non mi interessa. Nella barra di azione, perché non è possibile. Allora, aspettate. Allora, vai, mappa mondo. Poi vai qua dove c'era... Allora. Vai alla gola dove c'era il negozio Moguri. Ah, qui c'è anche Peter Pan, ok. Vai, compra. Dai, dammi ultima carica. Premendo il triangolo al momento giusto, eseguo una serie di attacchi in salto, catalizzatore del buio. Sette che nemici più lontani, per provocare morte, portando 0 PS del nemico in 5 secondi. Energia! Oh, mi hanno dato energia, grazie. No, me ne posso prendere solo una, vai, prendi. Va benissimo.
Vai, dieta console, via Esna, che non l'ho mai utilizzato, e mette energia, perfetto. E lo mettiamo come comando rapido, perfetto. Oh, sì che sono a posto, vai, salva. Devo rivedere la cutscene adesso all'Alanda del mistero, ma fortunatamente posso saltare tutto, quindi vai, mappa mondo. Vai, allora vai qua, visita, salta evento, ecco impulso oscuro che adesso sarà l'obbligo praticamente. Dicevamo, maestro Eracos, adesso con due magie curative nella baga delle magie dovrei essere, insomma, dei comandi dovrei essere più decente. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai. Aspetta, aspetta, aspetta che finisca. Oh, tanta bella vita recuperata, che adesso lui l'ha fatto subito. Aspetta, 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 aspetta. Cos'è sta roba? Cos'è? Ah, aiuto! Ah! Ah! No, aspetta, aspetta, aspetta. Questo è il momento. Ah, aiuto! Bello, che bello come le faccio tutti gli attacchi a tema luce comunque. Dai raga, oh, gli manca una barra vita neanche. Di nuovo, questo è l'ultimo. Questo è l'ultimo, però non dovevo morire. Signore, riprova. Dai, questa è la volta buona. Ragazzi, ci stavo riuscendo. Questa era la volta. Questa forse è la volta buona, forse. Minchia ragazzi, è bello che sto spammando la X anche quando non serve. Ah,
perché? Perché? Vi spiegate il motivo? No, perché ho fatto con te? Uffa. Vai, salta evento. Meno male che qui posso lì saltare i filmati in uno schiocco di dita. Non ho fatto niente. Lo sapevo. Aspetta, aspetta, aspetta. Bene, se ne prende una e prendo poi tutte le altre, fantastico. Un attimo che carica il fuoco. Un attimo, questi sono i raggi. Ecco il fatto. No, ma ma perché come una deficiente vado dritta a prendere i colpi? Ma perché? Mi spiegate perché, madonna. Spiegatemi perché sono così imbecille quando vedo che manca poca vita al boss. Per farmi prendere da tutte le mosse. Oh raga, spero che questo sia l'ultimo tentativo, veramente. Ma no, ma cosa cazzo fai? No, no. Oddio. Come l'ho parato bene. L'ho parato in verità. Cioè, non mi sono neanche resa conto che l'ho parato. Siamo a 24 minuti. No, perché ho fatto continuo? Che dico io tutte le volte. Oh, continua tutte le volte. Invece che riprova. Che mi tocca ritornare e fare... Salta, vento.
Ancora. Ancora. Oh, basta. Riprova. Io ragazzi non faccio questo episodio finché non lo batto, basta. Durerà anche 50 minuti, non mi interessa. Mamma mia! Ce l'ho fatta! Lo stavo immaginando che questo attacco si poteva bloccare parandolo. Cioè farlo smettere con il suo combo facendo la parata. Raga, il suo problema adesso non lo so immaginare con i prossimi boss. Guardati questo! Mica mi schilo con le parate! Funziona protetto dalla barriera magica, non posso!
Dai, giuro che questa volta ce la faccio. Un attimo, è che va a fare i suoi raggi. Schiena. E beh, contrattacco, infatti, contrattacco consiste nel giraghi di vabbè, avete capito. What have I done? Master, I just wanted to keep Ben safe. No, you were right. I failed you, Terra. Perhaps I've no one to blame but myself for the darkness inside you. And now I've done worse. Raised my keyblade against you and Ventus. My own heart is darkest. Master Ericus. What a sight. Why do you trouble yourself with remorse, Master Terra? The man was bent on doing harm to your friend, his own pupil. Master Xehanort, why? You know, at times I find your progress quite striking. But you still fall short. Let all that anger out, my boy. Give your heart over to darkness. What do you mean? Still so blind. Then I will make you see. Come to the place where all Keyblade wielders leave their mark on fate. The Keyblade Graveyard. There you will watch your dear Ventus and Aqua meet their ends. And the last fight within you will die. You won't need a home anymore where you're going. What? Xehanort! Ven, Aqua, I won't let him hurt you. È tutto pandemonio. Keyblade da potere indescrivibile, potere magico scarso, ma il raggio d'attacco è ampio. Diario di Xehanort, pagina 8. Madonna, ragazzi, mi dispiace tantissimo, Beacus, mi dispiace tantissimo, madonna santa, no! Maledetto Xehanort! Quindi ora devo andare qui! Ci mettiamo dei Keyblade, livello di battaglia 9!
livello di battaglia 9. Sapete che non mi ispira, ma qui quindi non posso più tornare. Aspetta, non posso più tornare quindi qua alla terra di partenza. No, non ci posso. Posso tornarci, Vetta. Ragazzi, non so, sono molto indeciso se andare subito o si livellare off camera un altro pochino, onde evitare di venire devastata male da. Non lo so, da mi sa che qui è la terra di mezzo, la terra di partenza, mi sa che però qua posso tornarci. Se vado alla terra di partenza alla vetta. Eh sì, una merda. È ridotta una merda. Povero mondo. Mi spiace tantissimo. Ragazzi, facciamo una cosa. Allora, io adesso confermo la puntata. Nella prossima puntata andiamo ai presumibilissimi scontri finali. Però provvederò a livellare a livello 35. Mi equipaggio qua la... il Keyblade Pandemonio, di cui ora testerò la forza, micchia, dal 22 di forza che ho passiamo al 28. Diamo una letta, qui c'è per il pulso scuro. Il pulso scuro come si sblocca? Si attiva quando usi i comandi di elemento buio, ok. E poi qui nel diario, diamo una letta al diario di Xehanort prima di... Tanto qua abbiamo completato, cioè il simbolo di Topolino, quindi abbiamo completato la pagina della storia. Leggiamoci il diario di Xehanort, che è la seconda pagina che otteniamo. Mi auguro che quando giocheremo l'avventura di Ventus e Acqua riuscirò a beccare le altre. Sentiamo qua. Il mio allievo e fratello minore Eacus pensa solo in assoluto. Crede che la luce sia l'unica via, ma si dimentica che la luce non può esistere senza l'oscurità. Io credo invece che sia l'equilibrio di luce e buio che debba regolare l'ordine del nostro universo. L'esagerata quantità di oscurità ha rotto questo equilibrio e presto qualcuno dovrà riportare la luce a governare l'universo. Io ed Eracus non ci vediamo da un po'. Ho viaggiato nell'universo e mi sono sentito davvero libero, come più non mi accadeva da quando lasciai la mia casa natale. Ma libero da cosa? Avevo già passato l'esame di ammissione ed ero diventato maestro di Keyblade, ma non ero stato scelto come successore del maestro. Tutto ciò che mi rimaneva davanti era la strada di insegnante. Chissà chi è il maestro di Xehanort ed Eracus? Di solito i maestri di Keyblade prendono sotto la propria ala dei giovani allievi, anime malleabili che assimilano velocemente i godimenti dei Keyblade che tengono viva la nostra professione nella generazione a venire. Dunque la mia vita volgeva verso il tramonto? Aspettare la morte non vale la pena, soprattutto per uno come me che desidera ancora molto. Così ho accumulato tutte le mie forze del mio corpo ormai vecchio e stanco. Comunque questa atmosfera tetra non mi piace neanche un po'. Beh, d'altronde, in effetti Xehanort ha mezzo distrutto tutto questo mondo. Cosa mi devo aspettare? Minchia, è un'atmosfera terribile. Allora, ve lo dico, io so che in questo mondo è nascosto il super boss del gioco, che io però non intendo assolutamente vedere, quindi lo affronterò quando avrò terminato le storie di sia Ventus, di anche Ventus e Acqua, così deciderò a tempo debito quale sarà il personaggio ideale da usare contro di lui, ma al momento io ritornerei all'isola che non c'è a salire a livello 35 per appunto sperando che basti. E se questo video su Kid Mass Birth by Sleep Fanabix vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace. Ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. In descrizione trovate il link alla playlist completa su Kid Mass Birth by Sleep Fanabix. Casomai vi foste persi qualche puntata, il link al mio profilo Instagram. Infine, vi ricordo che ogni tanto posto qualcosa anche sulla community o sul canale YouTube. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Vorrei registrare subito il secondo episodio che registro oggi, però non posso perché devo livellare. Quindi, vedo di darci dentro fin da subito.